paese. Oggi Valentina ed io vi vogliamo portare alla scoperta di Craco, un piccolo paese fantasma nel cuore della Basilicata che tu conosci tra l'altro benissimo. Sì, e amo profondamente perché è davvero un luogo senza tempo, è a circa 50 chilometri da Matera. Invidio Francesca Parisella perché in compagnia di Saverio Grippo, responsabile del parco museale scenografico di Craco e con la regia di Giuseppe Caporale, è andata a scoprire questo luogo davvero magico, guardate. Per entrare nella città fantasma indossiamo il caschetto perché, nonostante sia attentamente curata e monitorata, la minaccia che ha messo in ginocchio il paese è sempre presente. Questa strada è proprio parte dell'ultima zona di Craco che è stata abbandonata, parliamo di anni 80. E quello che vediamo qui è quello che rimane di un panificio. Ora stiamo proprio entrando in quello che era il centro della città. Da lì partiva una strada che andava a sinistra e girava a destra sopra quel muretto in cemento. Da quella scalinata all'altra, dietro di me, un grande palazzo con diverse attività. C'era un alimentare, un bar, un tabacchi e anche un cinema. A dimostrazione che comunque Craco era ben sviluppata, era ben attiva come città. E le arcate che vediamo in alto a sinistra erano proprio i laboratori della pasticceria. Quindi lì la domenica si ritrovavano per comprare le paste da portare poi a pranzo. Qui sembra proprio camminare nella storia. Tutto è rimasto fermo, riusciamo a vedere come si viveva una volta. Ci troviamo ora alla Torre Normanna, l'edificio più antico di questa città fantasma che ormai ha affascinato molti turisti ma anche molti registi. L'hanno scelta come set cinematografico, da Pasolini a Rossi per Cristo si è fermato a Deboli. E da qui possiamo anche vedere la finestra che ci mostra il luogo dove Mel Gibson ha fatto una delle scene del suo film The Passion. Mel Gibson ha scelto un paese eccezionale. Costantino D'Orazio, buongiorno, amico, storico dell'arte, ha scelto un luogo meraviglioso, un set cinematografico a cielo aperto, ma non è stato l'unico. No, perché da quando negli parliamo anni di 50, The Passion, di sì, Mel Gibson, l'abbiamo naturalmente, detto. Però da quando negli anni 50 un po' questa zona, siamo a pochi chilometri, come hai detto tu, da Matera, questa zona delle Murgi, della Basilicata, venne scoperta, grazie anche a Pasolini, il cinema ha proprio rincorso, no? Ha proprio cercato di utilizzare questi luoghi come set a cielo aperto. In particolare nel film The Passion, che venne girato quasi tutto a Matera, la scena dell'impiccagione di Giuda è stata proprio girata lì, in questo che è un luogo straordinario. Sai, a volte per costruire una scenografia bisogna spendere molti soldi e non sempre viene realizzata in modo preciso. Lì c'è già, è pronta, e devo dire che è uno dei motivi per cui Craco è tornato a vivere. Che origine ha questo borgo? Beh, le prime notizie, insomma, di Craco risalgono all'undicesimo secolo e veniva chiamato Craculum, che significava terreno arato. Ecco, guarda la meraviglia come si fa vedere come di fatto le architetture sono rimaste intatte quando nel 63, a causa di una serie di cedimenti dovuti a dei lavori idraulici, la città è stata abbandonata, cioè i cittadini si sono dovuti trasferire a valle, dove esiste un'altra Craco, si chiama Craco Peschiera, e il paese per anni è rimasto disabitato. In realtà pochissimi sono rimasti lì a vivere. Oggi però, diciamo, proprio il fatto che sia disabitato è diventato un'attrazione. È diventata un'attrazione, lì c'è un'associazione, sono molto, molto bravi perché ci sono dei ragazzi molto esperti che accompagnano i visitatori intorno tra queste viuzze e cercano di far rivivere il borgo un po' come era una volta. C'è questa torre normanna, sì, che è un po' il fulcro di questo racconto. Di sì, mi piace molto. Beh, la torre è un po' in cima, no? Ovviamente, sì, è una torre di avvistamento e fa capire come questo paese sia anche
anche in una posizione geografica strategica, perché si trova proprio tra due valli, ed era questo il motivo per cui Federico II di Svevia aveva costruito questo castello e questa fortificazione. Ma accanto alla torre c'è anche un altro luogo molto significativo, risale al 600, è una chiesa dedicata a San Pietro e un monastero dove è stato allestito un museo molto particolare, che piacerebbe molto anche a Roberto, secondo me. Vediamo. Perché si chiama Museo Emozionale. Tu che hai emozioni sempre che non riesci a trattenere, lì saresti in grado di vivere l'emozione di farti... ma sai, insomma, ti guardo tutti i giorni. Per cui lì l'idea è stata quella proprio di non raccontare Cracco soltanto come luogo storico, come luogo architettonico, ma luogo nel quale la vita ad un certo punto si è interrotta. Ultima domanda, ci si arriva facilmente o meno? Adesso sì, abbastanza facilmente. Possiamo dire quanto è bella la strada, esatto, per arrivarci. Il paesaggio che si visita, queste valli, queste colline. I galanchi. Perché la Basilicata è un paesaggio straordinario. I cipolli. Assolutamente. Tra l'altro molto più dolce di quello che si creda. Va bene, noi ringraziamo Costantino Dorazio, storico.